Stasera è un po' più leggera la diretta, nel senso che metterò alcuni consigli per l'inverno se arriva, perché non in tutta Italia è arrivato l'inverno, anzi. Però ricordiamo, cioè vi ricordo che l'inverno non è una questione solo di temperatura, ma anche di ciclo, giorno, cioè luce e buio che cambia, e questo comunque influenza in qualche modo il nostro corpo. Quindi per questo comunque è utile avere un aiuto nel cambio stagione. I pappagalli stanno andando a dormire, per fortuna. Speriamo che non ci infastidiscano, perché oggi sono stati terribili. Andiamo a dormire. E quindi partiamo con, aspettiamo, sì, 5 minuti e partiamo. Ah, ecco, non capivo. Ecco, poi cambiamo. Ah, ecco. Esatto, tu hai dato un raffreddore. Se avessi saputo questi trucchi, te lo prendevi lo stesso. Non sono purtroppo preventivi al 100% di quello che può succedere. Oh, stasera sembra che anche dal lato dei gatti ci sia qualcuno in più. Mi fa piacere. Ok, è 40, iniziamo. Preparatevi pure domande su qualcosa di inerente, perché parlerò di un po' di cose inerenti all'inverno, quindi possiamo anche chiacchierare su cose non prettamente alimentari, ma che po comunque possono aiutare. Ecco, Papagallo ha detto che non va bene. Basta. Vai a dormire. Ok. Buonasera. Aspetta, chi è? Ci sono anch'io. Mia sorella. Va bene. Allora, c'è mia sorella. Siamo a posto. Ah, ecco. Non hai azzeccato i fermenti, Paola. Non hai imparato. Buonasera, buonasera. No, in ritardo no. Aspettiamo ancora qualche minuto e poi iniziamo. Come dicevo, si parla di consigli per l'inverno, che possono essere sia alimentari che anche di altra natura, dettati da buon senso e da quello che si sa comunque sugli animali, perché su alcune cose non ci si pensa magari. Ripeto, come ho detto all'inizio, non perché ci deve essere freddo, ma anche con un caldo così strano come ora, cambiano i ritmi circadiani, quindi giorno-notte, e quindi il nostro organismo, anche quello dei nostri animali, comunque cambia. Anzi, è molto più sfasato perché i nostri organismi sarebbero abituati a cambi di temperatura che non ci sono, e quindi, come le piante, ci può essere anche un po' di crisi. Ancora 3 minutini, vediamo quanti siamo. Aspettate che faccio una cosa. Non voglio fare danno. Ok, buonasera. Mi metto. Buonasera, buonasera. Allora, vediamo se entra qualcun altro e poi partiamo. Ah, una cosa volevo dirvi, che ne abbiamo parlato proprio 5 minuti prima di iniziare la diretta. Dalla prossima diretta, se riusciamo, si potrà vedere anche su Instagram.
Quindi se avete qualcuno che vuole vedere la diretta ma non è ancora iscritto al gruppo, si può entrare nella pagina Instagram del gruppo Metodo Barera e seguire la diretta. In ogni caso, le dirette sono registrate, quindi possono essere guardate in seguito solo sul gruppo. Quindi se poi ci sono persone che non l'hanno visto tutto su Instagram o se ne sono perso qualche pezzo, per rivederle devono per forza entrare nel gruppo e vederla nel gruppo. Direi che possiamo iniziare, un po' di persone ci sono e poi chi arriva dopo, dico per fortuna, cioè per fortuna, stasera è un argomento abbastanza tranquillo, non di patologie, di cose complicate da seguire e quindi magari può informarsi dopo su quello che abbiamo detto. Consigli per l'inverno. Come vi dicevo, non saranno solamente consigli alimentari. Una cosa che spesso succede sia quando andiamo verso l'estate, sia in questo periodo, è lo sbalzo di temperatura. E vi devo dire la verità, non ci si pensa mai abbastanza, perché poi ci si ritrova con tanti casi di cani che hanno vomito. E anche diarrea se stanno proprio male, cani e gatti, e l'ultima cosa a cui si pensa è che ci possa essere stato un problema di sbalzi di temperatura. E quindi si dà sempre la colpa o al cibo, tanto quello ormai lo sappiamo, o comunque a cose che non c'entrano nulla. Invece sappiate che i cani e i gatti possono prendere mal di gola, tracheiti molto facilmente perché respirano, diciamo, molto dalla bocca e soprattutto, oltre che, diciamo, dal naso, e perché ricordiamoci che loro non hanno i cappotti, le giacche, quindi entra ed esci anche se hanno un mantello, questo può causare delle problematiche. Soprattutto, naturalmente, come vedremo, quei cani e quei gatti che hanno anche un mantello particolare. Logico, se io ho un cane che ha una buona quantità di sottopelo, così come un gatto, avrà meno difficoltà perché il sottopelo isola il corpo. Quei cani che non hanno sottopelo o che sono a pelo corto possono avere difficoltà maggiori. Quindi uscire e entrare di casa senza abituare alla differenza di temperatura può dare fastidio, possiamo avere tosse, mal di gola e anche febbre, esattamente come noi, possiamo avere disturbi digestivi e possiamo avere anche dei sintomi dermatologici. Quindi non andiamo a preoccuparci solamente di quelli più comuni, quindi la tosse, il mal di gola, la febbre, ma anche otiti, disturbi digestivi e problemi dermatologici. La pelle, specialmente col riscaldamento, e questo succede anche a noi, per questo dovremmo sempre usare degli umidificatori, tende a seccarsi. Se la pelle è secca, dà prurito e si può avere prurito, forfora e anche un pelo che sembra più brutto. Quindi, se succede in inverno, teniamo conto che può essere anche questo. Se vivete in regioni che non so oggi dove sono finite, in cui nevica o gela, quindi regioni dove le temperature scendono parecchio, dovete fare anche attenzione quando tornate dalle passeggiate a quello che si può fermare tra i cuscinetti plantari, in cui molte razze, sia di cani che di gatti, hanno il pelo. Questo pelo, a parte che può raccogliere sostanze come anche gli antigeri o il sale, quello che si usa per la neve, e queste possono essere tossiche, possono anche accumularsi neve e ghiaccio e fare proprio delle lesioni. Naturalmente niente di che, nel senso, controllate sempre le zampe quando rientrate e potete accorciare. O lo fate fare al toilettatore, accorciare il pelo fra le zampe in modo tale da minimizzare questa problematica. Poi un'altra cosa, è vero che si tende a prendere in giro le persone che usano i cappottini per i propri cani, però fatevi prendere in giro. Nel senso, io sono la prima che dico non bisogna esagerare con umanizzare i nostri animali, ma in realtà mettere un cappotto, una sciarpa, una copertura non è umanizzare. Semplicemente noi abbiamo dei cani che non sono sicuramente i cani, anche come razze, che vivevano magari all'aperto. Se io ho un maremmano all'aria aperta, anche se c'è freddo, ci può stare, ma se io ho
un bulldog, un cane a pelo corto, un cane molto piccolo come dimensioni, assolutamente sbalzi di temperatura e stare a temperature troppo basse possono effettivamente dare fastidio. Quindi fregatevene altamente di chi vi prende in giro, non è umanizzare, certo se cominciate a mettere i tutù e le cose strane, magari sì, ma un cappotto, un impermeabile per non farli bagnare eccessivamente, per proteggere la schiena, ma anche la pancia, non sono da vergognarsi assolutamente, possono essere anche utili e prevenire, soprattutto se avete appunto cani malati, cani molto giovani, cuccioli, piccoli come peso, anziani, pelo corto, un pelo che magari anche per malattia non è ben strutturato, assolutamente va bene il cappotto. Ripeto, chi ride si tiene la sua risata e noi teniamo invece alla salute dei nostri animali. Lasciarle all'aperto. Ora, non sono anche in questo caso una che dice: oh mio Dio, lasciare il cane in giardino, il gatto che entra ed esce se l'ambiente lo permette. Secondo me è una cosa positivissima. Mi spiace per chi non è d'accordo. Non sono naturalmente d'accordo nel mollare il cane, buonasera, intanto a chi arriva, nel mollare il cane e il gatto fuori così e non dargli attenzione. Però secondo me, laddove il giardino lo permette, stare 4-5 ore senza di noi che siamo al lavoro in giardino piuttosto che in casa è bellissimo per un animale, sono stimoli completamente diversi. In ogni caso, ho anche gatti che entrano ed escono se effettivamente c'è la possibilità, come i miei, che stanno tra fuori e dentro decidono loro. Può succedere però che il gatto è uscito e o il cane sta qualche ora fuori perché gli piace stare fuori e noi magari ci siamo allontanati per un'oretta, mezz'oretta, quello che è. Allora cercate sempre di creargli dei giacigli caldi in modo tale che se magari voi non potete farlo rientrare subito, comunque sta al calduccio, delle cucce coi bentate, dei trasportini con dentro le copertine in zone riparate, possono sicuramente aiutare ed evitare che l'animale soffra troppo il freddo se noi non ci siamo. La febbre del gatto, come il cane, la misura il veterinario, e come il cane hanno temperature più alte delle nostre e quindi laddove il gatto sembra abbattuto, il naso secco, gli occhi che lacrimano, il naso che lacrimano, non mangia, eccetera, eccetera, va misurata sicuramente la temperatura. Però in ogni caso, se pensate che il cane o il gatto abbiano la febbre o stanno male, dovete andare dal veterinario, la misurerà lui. Come il cane, poverini, con il termometro nel sedere. Hanno questa sfiga. Questi, diciamo, erano i consigli un po' generali, tanto per dare un. Io non vedo i vostri nomi, quindi se siete persone che conosco e vi tratto tipo come se non vi conoscessi, non vi offendete, ma io sto trasmettendo da un programma al di fuori di Facebook, quindi leggo solamente Facebook user. Quindi se c'è qualche persona che conosco, anche mia sorella, gli rispondo come se non la conoscessi. Andiamo invece alle cose che un po' ci prendono di più, visto il gruppo in cui siamo, e quindi i rimedi naturali. In realtà, tanti rimedi che vengono passati come essenziali per l'inverno non servono fondamentalmente a nulla e andremo a vedere anche questi, cioè io vi parlerò dei rimedi con i pro e i contro, cioè servono veramente o non servono veramente, perché come sapete a me piace essere concreta, non dare cose solo per moda, ma dare cose che effettivamente possano funzionare. Le zampe. Allora, innanzitutto i primi rimedi non sono per bocca, ma sono per qualcosa che può succedere. Come vi dicevo prima, quando voi uscite c'è un terreno gelato. Innanzitutto il terreno gelato, può bruciare i polpastrelli esattamente come un terreno caldissimo. Quindi fate attenzione, se il vostro cane non è, o gatto non è abituato a stare fuori con le temperature rigide, può tornare con delle lesioni. In questo caso potete usare delle creme specifiche che trovate in farmacia o nei negozi di animali, oppure in caso di emergenza, è scesa in
improvvisamente la temperatura e dovete far uscire il cane, potete usare della semplice vaselina. In questo modo isolate i polpastrelli ed evitate che ci siano bruciature o anche che si possano tagliare col ghiaccio, e quindi poi sono cose poi un po' scoccianti perché il cane poi col gatto ci cammina sopra e far passare lesione ai polpastrelli è abbastanza complicato. Per proteggere in generale abbiamo già detto i cappottini, ma possiamo anche creargli un cappotto naturale, cioè come sapete dal passaggio dall'estate all'autunno e poi l'inverno è un passaggio anche di muta, direi in positivo, cioè mentre in primavera il pelo tende a perdere una buona parte del sottopelo e comunque a diventare un po' più rado, in inverno si ha lo sviluppo di molto sottopelo per i cani che ce l'hanno e di un pelo più folto in generale. Allora possiamo aiutare a questa crescita stagionale con delle integrazioni. Naturalmente, se il vostro cane o il gatto fanno già una dieta equilibrata con cibo fresco e ben dosata da un nutrizionista, non dovreste aggiungere nulla. Laddove date, per esempio, un commerciale e dentro il commerciale magari mancano dei nutrienti come gli omega 3 o omega 6, perché purtroppo questi non sono obbligatori, e se voi guardate, molte marche non contengono tutte e due le cose, perché tra l'altro soprattutto gli omega 3 costano un po' troppo e quindi molti non li mettono per risparmiare. Le integrazioni di omega 3, di omega 6 o anche di zinco o di vitamina D o di vitamine del gruppo B possono aiutare a rendere il pelo ancora più folto. Buonasera a chi sta arrivando. Spazzolare, spazzolare fa bene, esattamente come fa bene a noi. Stimola il follicolo pilifero, rende, massaggia la pelle, la cute. Nel nostro caso la cute del cranio, nel caso del cane e del gatto tutta la cute, la fate anche respirare e rimuovete la polvere, la forfora che comunque è presente naturalmente in parte, il pelo morto e in questo caso anche in questo modo riuscite a rendere il mantello più folto. Non lavate spesso i vostri animali, se è possibile, perché togliete il film lipidico della cute che li protegge e quando spazzolate usate delle spazzole che siano specifiche per il pelo, perché ogni tipo di pelo ha bisogno di una sua spazzola. Questa cosa sta entrando anche nel campo umano. Una volta c'era una spazzola e quella ci dovevamo tenere. Adesso esistono le spazzole per i capelli ricci, le spazzole per i capelli sottili, le spazzole per dare volume, le spazzole così. Ecco, la stessa cosa è per i nostri animali. Quali integrazioni? Le integrazioni di omega 3 e 6 sono sempre quelle. Poi quelle che sono più adatte per un animale rispetto a un altro dipende dall'animale stesso. Le faccio un esempio. Il gatto non si possono dare omega 3 di origine vegetale, quindi dobbiamo cancellare dalla lista olio di lino, ribes, olio di canapa, tutti questi oli di omega 3 parlo, vegetali, mentre possiamo dare l'olio di pesce azzurro, l'olio di salmone, l'olio di krill o l'olio di alghe. Questo perché il gatto non è in grado di trasformare i precursori degli omega 3 che troviamo negli oli vegetali in quelle che sono le molecole attive, che ne ho parlato tante volte, si chiamano EPA e DHA. Negli oli invece che vi ho citato dopo, EPA e DHA sono già presenti, quindi il gatto le utilizza. Come omega 6 invece, sia cane che gatto possono prendere le stesse cose. In particolare, grazie anche a questa domanda, vi dico che molto spesso nelle diete come omega 6 sono messe l'olio di extravergine di oliva, l'olio di girasole, l'olio di mais e queste cose qui. In realtà, quando io ho cani o gatti con problemi di pelo un po' più diciamo accentuati, inserisco l'olio di borragine. L'olio di borragine, sia per loro che per noi, è veramente un forte integratore per pelo e cute, e quindi magari nel caso in cui volete aiutare la muta oppure il cane o il gatto hanno dei problemi di pelo per qualcosa che è successo, potete usare anche l'olio di borragine. Non vi do le dosi, non vi do le marche, perché ribadisco, come dico da tanti anni, queste vanno scelte insieme al veterinario o insieme al nutrizionista che vi segue. Non si possono dare così a caso, perché anche se omega 3 e omega 6 fanno bene, non fanno bene se dati appunto a casaccio.
Poi si devono anche testare per vedere se l'animale non è magari intollerante o allergico. Ecco, una delle prime integrazioni che viene consigliata quando si parla di inverno è la famosa vitamina C. Premesso che anche in campo umano questa vitamina C ancora non si è ben capito se effettivamente funziona oppure no, ma diamole credito, il fatto qual è? Che noi umani, i primati, e non sappiamo perché le cavie, avete presente le cavie peruviane, che quindi avranno qualche parentela con noi, non si spiega in altra maniera, non siamo in grado di produrre la vitamina C nel nostro corpo. Quindi abbiamo assolutamente necessità di assumerla con il cibo. Tutti gli altri mammiferi, proprio tutti gli altri, compresi cane e gatto, producono la vitamina C grazie a un enzima. Quindi il cane, mentre noi ne abbiamo bisogno anche magari un po' di più in inverno, perché proprio non siamo in grado di produrla per quanto ce ne serve, perché un'integrazione esterna col cibo non è mai equilibrata. Molta gente non mangia frutta e verdure crude e quindi la vitamina C non l'assume praticamente mai. Se noi la producessimo dentro di noi, avremmo quella quota di vitamina C che ci serve. Quindi la vitamina C non si dà, non è vero che li aiuta in inverno e soprattutto, siccome gli eccessi di vitamina C vengono eliminati anche con le urine, questi eccessi possono portare alla formazione di ossalato di calcio, dei calcoli. Quindi attenzione a dare la vitamina C. Quando si dà la vitamina C, in realtà si può dare anche ai cani e ai gatti per vari motivi. Un animale molto anziano, per cui la sua produzione di vitamina C si può abbassare, un animale malato, stesso motivo, e un animale che ha un pH urinario elevato, quindi maggiore di 6-7, perché la vitamina C tende ad abbassare il valore di pH. Però ripeto, darla anche come integratore in questi casi è una cosa molto delicata che va fatta col veterinario. Se no, tutti questi casi possiamo sostituire la vitamina C con delle piante che la contengono, della frutta che la contiene, in modo tale da essere sicuri di non andare mai in eccesso. Purtroppo vedo che anche molti professionisti del settore la danno come se effettivamente al cane e al gatto servisse, ma in realtà non è così, fortuna loro. Fermenti lattici, ne abbiamo appena parlato con Paola che ha sbagliato i fermenti perché si è preso il raffreddore. In realtà lo dico sempre e non smetterò mai di dirlo, a meno che non ci siano nuove scoperte. L'unica cosa che veramente ci prepara l'inverno, ci prepara i cambi stagionali e rafforza il nostro sistema immunitario è quello di avere un microbiota intestinale sano. Perché tra l'altro il microbiota produce anche delle vitamine che ci possono aiutare. Il microbiota sano come si ottiene? Alimentazione sana, vita sana, giusto movimento. Vi ricordo pure che il movimento aiuta l'intestino a funzionare bene. Ecco perché io mi arrabbio quando sento di cani, soprattutto che vivono chiusi in casa e non escono mai e non fanno abbastanza movimento. E quindi nei cambi stagionali noi possiamo inserire un ciclo di fermenti che può aiutare a superare meglio questa fase. I fermenti, logicamente, non devono essere i fermenti che si usano per bloccare la diarrea, come il Florentero, il Carobin. No, devono essere quelli che io chiamo, ne abbiamo parlato nella diretta del microbiota, fermenti completi, cioè fermenti che contengono più ceppi batterici in modo da ripopolare in maniera equilibrata e sana l'intestino. Questa è veramente quella cosa che non bisognerebbe dimenticare mai, per qualunque cane, per qualunque gatto e anche per noi, magari azzeccando i fermenti. Però è la cosa che veramente funziona. Scusate, aspettate che devo tornare indietro. Oh, ok. L'echinacea, un'altra pianta che spesso viene, una pianta che viene spesso proposta per l'inverno, è l'echinacea. In realtà l'echinacea è una pianta molto particolare, contiene tantissime sostanze buone, quindi flavonoidi, polifenoli, polisaccaridi. Polisaccaridi, per esempio, come il beta-glucano, sono delle sostanze che aiutano, stimolano il sistema immunitario, sono molto studiate. VivoMix sì, va bene perché è un fermento completo, anche USL3, oppure se volete andare su prodotti per cani, l'Enteromicro, l'Enterophilus se funziona e anche il Procani Care.
Questa pianta è stato scoperto che effettivamente aiuta il sistema immunitario a combattere batteri e virus e quindi si può somministrare anche ai nostri animali e aiuta effettivamente a rinforzare. Quindi insieme ai fermenti magari si potrebbe dare un'integrazione di questa pianta. Che molti la, ma molte persone me l'hanno chiesto, tra l'altro. Il Symbiotic DC, aspetti che mi devo ricordare qual è, perché ragazzi non me li ricordo tutti. Sì, ma mi pare che non mi ricordo se contiene più. Aspetti, guardiamo in diretta. Allora, contiene prebiotici. Enterococcus faecium e acacia. No, non va bene perché anche questo, sto rispondendo a questo signore, anche questo è solo per la diarrea, quindi non va bene. Deve dare qualcosa che dentro contenga lattobacilli e altri tipi di batteri, bifidus, che aiutano a dare un quadro completo della microbiota. In realtà io non devo fermare una diarrea, devo andare a riequilibrare se qualche famiglia di batteri nel mio microbiota non è al top. Quindi devo dare un po' di tutto e quello che manca si va a ristabilire. Anche il microbiota non serve. Guardate anche voi stessi gli ingredienti, non fate solamente, cioè passivamente. Nel senso, se voi andate a vedere il microbiota, aspetti che vado a vedere gli ingredienti così ve lo do in diretta. Giustamente non sto trovando mezza indicazione. Allora, dove sei? Qua. Allora, il microbiota contiene. Ah no, allora, il microbiota. Ma in realtà il microbiota contiene Lactobacillus reuteri, che è l'altro bacillo che insieme all'enterococco serve solo per la diarrea. Quindi no, non va bene neanche questo. Voi dovete cercare. Questo si potrebbe dare insieme ad altri, perché contiene l'acido butirrico, che è un acido che aiuta a mantenere in salute la flora batterica. Quindi se lei vuole dare il microbiota perché contiene l'acido butirrico, va bene, ma poi deve aggiungere un fermento che contiene anche gli altri batteri. Vi faccio un esempio: prendiamo il VSL3, così vi faccio vedere. Il VSL3, credo che posso anche condividere. Aspettate un attimo, faccio questa cosa. Mi sto ammazzando. Ecco, il VSL3 contiene i lattobacilli. Più specie di lattobacilli che quindi possono andare a completare la flora batterica. Anche il normale è per la diarrea. Anche il normale è per la diarrea. Voi capite, a parte che c'è la diretta sul microbiota in cui vi parlo proprio delle differenze, vi faccio vedere le differenze. Voi dovete controllare che dentro ci siano i vari ceppi di. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, vediamo se riesco a farvi vedere con la condivisione. Vediamo, allora. Composizione. Ma hanno cambiato. Non hanno cambiato. Hanno cambiato l'enteromicro? Prima era completo. Mi sembra che adesso l'hanno cambiato e c'è solo l'enterococco? Qualcuno ce l'ha? Boh, sto vedendo. Ah, no, ecco. Esatto. L'enteromicro complex, per esempio, contiene i lattobacilli e quindi è più completo e ci può aiutare. Allora, scusate questa digressione, ma ogni tanto cambiano anche io guardo sempre le componenti di quello che do prima di darlo, anche se è un prodotto che do ogni giorno, perché purtroppo le aziende spesso cambiano in corso d'opera gli ingredienti dei prodotti. Un esempio è stato per esempio il Flora Intero. Il Flora Intero fino a qualche anno fa era un prodotto completo che però aiutava molto bene anche per
la diarrea. A un certo punto non hanno messo più i fermenti dentro e quindi non si capiva più che a cosa potesse servire e poi è ricomparso come Florentero con dentro l'Enterococcus. Quindi bisogna sempre stare attenti a quello che si dà. Non succede nulla se dà i fermenti per diarrea a un cane che non ce l'ha, però allo stesso tempo è come se desse acqua fresca. Cioè, non è preventivo, perché non è preventivo, non aiuta la flora batterica perché l'Enterococcus o anche l'altro, il Lactobacillus reuteri, anche se può far parte della flora batterica, è solo un batterio tra i milioni e quindi non è che fa male, semplicemente non serve a quello che ho detto finora, ecco, solo questo. Quindi non vi spaventate, non è che dice, oddio, gli ho dato il Florentero e non aveva la diarrea, cosa succederà? Nulla, semplicemente nulla. Il miele è un altro prodotto che, vediamo se, no, così non mi piace. Il miele è un altro prodotto che si dà in inverno. E, logicamente parliamo di zuccheri, anche se spesso leggo la stupidata che il miele lo possono prendere anche i diabetici, non è vero. È uno zucchero particolare, ma è sempre uno zucchero. Però può essere molto utile come rimedio veloce. Ad esempio, se il cane o il gatto hanno una tosse, se vomitano, hanno un reflusso gas acido, se hanno qualche colichetta, un po' di miele o miele e acqua tiepida, risolvono velocemente i sintomi, li tamponano. Quindi io spesso li faccio dare occasionalmente quando appunto, non so, c'è quel cane o quel gatto che a causa dell'acidità gastrica, magari stanno iniziando una terapia col veterinario, ma ancora è l'inizio, per permettergli di far funzionare la terapia, consiglio di prendere un po' di miele, di darglielo e poi dopo 5-10 minuti dargli da mangiare. Non c'è bisogno di dare grandi quantità e se il vostro animale non piace il miele, non succede nulla, glielo spalmate sulla bocca, sul naso, lui leccandosi non solo prende il miele che gli va bene, ma anche si rilassa e fare rilassare fa benissimo a chi ha la gastrite o le coliche. Contiene anche tantissime sostanze utili come l'acido formico, la germicidina, che sono tra l'altro degli antibatterici e antifungini naturali. No, non si può dare il miele tutti i giorni, nel senso che, come ho detto, si tratta comunque di zucchero. Sto parlando infatti di fatti acuti. Quindi, non so, dottoressa, il cane ha reflusso, sono stata al veterinario, mi ha dato la terapia, però oggi ancora non mi mangia. Bene, gli dia un po' di miele per 1 o 2 giorni e vediamo se migliora insieme alla terapia. Oppure il cane ha la tosse, ma io ho la visita domani, ok, dai un po' di miele stasera in modo tale che passa la notte tranquillo e domani si va dal veterinario. Quindi mai ogni giorno, anche perché il miele è un ottimo prodotto, come dicevo, anche delle sostanze, c'ha vitamine, però dovremmo darne una quantità che effettivamente può dargli fastidio. Altra cosa importante, non si può dare il miele così come nessun prodotto che deriva dalle api se il vostro cane o il vostro gatto hanno allergie ambientali a polline, a piante, alberi, perché possono essere contaminati e possono dargli appunto reazioni. Come tipo di miele, non c'è un miele in particolare. Logico che se per esempio ha mal di gola, quello di Eucalipto andrebbe un po' meglio, anche di timo. Però in realtà ai nostri animali i mieli con sapore troppo forte danno fastidio ancora di più, cioè avete più rischio che non, cioè, sale il rischio che non lo mangino. Quindi consiglio sempre il millefiori oppure quello di acacia che hanno un sapore un po' più leggero e viene apprezzato da più animali. Sì, esatto. Quando c'è la gastrite ed è magari ha avuto un attacco di gastrite e per tamponare velocemente un po' di miele aiuta anche noi. Nei casi più difficili, ripeto, acqua tiepida, un po' di miele, siringa o nel caso nostro ve la bevete, non è piacevolissimo ma aiuta. L'acqua calda, tiepida rilassa le pareti dello stomaco e il miele lenisce un po' l'infiammazione.
L'altro prodotto utilissimo è sicuramente la propoli. La propoli, non so se lo sapete, è una resina gommosa che viene utilizzata dalle api proprio per sigillare l'alveare e impedire a batteri e altri microrganismi di infettare l'alveare, perché anche le api hanno i loro parassiti. Contiene tantissime resine, cere. Ecco, questa qui voglio rispondere. Miele di Manuka, signori. E ogni miele di Manuka viene fatto qui. Ho un miele di Manuka che mi arriva dall'Australia e fa un viaggio incredibile e non ci credo che sia tutto a temperatura controllata. Non è assolutamente più ricco e più miracoloso di un ottimo cibo, di un ottimo miele biologico comprato in Italia, magari dal produttore. In Italia ci sono tantissimi apicoltori, le api stanno morendo e gli apicoltori hanno difficoltà proprio perché noi ci buttiamo su questi prodotti assurdi, mentre in Italia il nostro miele è fantastico. Il miele fresco, così come il latte fresco, la carne fresca, la verdura fresca, ha delle proprietà che nessun miele di Manuka avrà. Quindi no, il miele di Manuka tra l'altro non mi piace, ha un sapore fortissimo e quindi anche ai cani e ai gatti è difficoltoso da dare, poi magari al suo piace. Però credetemi, andate da qualche produttore locale, prendete un vasetto di miele e veramente avete comprato l'oro, perché dentro ha delle cose meravigliose. I mieli comprati commerciali naturalmente non hanno le stesse caratteristiche e spesso dentro buttano anche del glucosio per non farli cristallizzare, perché anche la cristallizzazione è un fatto naturalissimo e ogni miele dovrebbe avere una sua consistenza, un suo colore, non solo un suo sapore. Su questo ci tengo a dirlo semplicemente perché proprio veramente l'uso il miele di Manuka è diventato famosissimo. In realtà io questi prodotti che vengono da lontano, che fanno tanti viaggi, tante ore di viaggi non controllati, non li amo molto. E poi ripeto, in Italia abbiamo dei prodotti fantastici. Assolutamente sì, infatti gli oli, cioè scusate, il miele prodotto a parte che ha un sapore particolarissimo, buonissimo. Ora è entrato in commercio in Italia ormai da molti anni lo sciroppo d'acero. Il miele comprato sa di miele, il miele prodotto, quindi comprato dal produttore, a seconda del fiore, ha un sapore che può essere anche simile e più buono di quello dell'acero. Quindi veramente provateci. Io, per esempio, ho scoperto recentemente che qui in Veneto, in Venezia, c'è un miele che si chiama miele di Barena, che è una zona particolare, proprio fisica, una zona fisica dove cresce una determinata pianta e ci sono pochissime persone che fanno il miele perché ormai queste zone particolari stanno sparendo, questa pianta sta scomparendo e soprattutto nessuno lo compra. Quindi, per esempio, se siete vicino Venezia, cercate questo miele di Barena che a quanto pare è buonissimo perché tra l'altro non è dolcissimo, ha un sottotono salmastro perché queste piante sono di zone salmastre e ha delle sostanze dentro molto molto digestive perché è anche leggermente amaro sulla fine. Ma credetemi, mi hanno detto, io non sono ancora riuscita a provarlo, che è veramente molto buono e si accompagna bene anche ai formaggi e a queste cose. Provate, cercate se nella vostra regione c'è qualche miele particolare anche. Oggi faccio l'ecologista, l'ecologa. Allora, parlavamo della propoli. La propoli, vi dicevo, è un ottimo prodotto. Anche questo, attenzione, perché può avere contaminanti di pollini, quindi purtroppo gli animali allergici non possono, però contiene cere, resine, oli essenziali, ad attività antivirali, antibatteriche, antifungine, cicatrizzanti. Ecco, io lo uso sia quando i nostri animali hanno problemi cavorale, gola, tosse,
flusso, eccetera, eccetera, ma anche per le gastriti e per le infiammazioni intestinali. In alcuni casi la propoli funziona molto meglio di altre sostanze che spesso vengono utilizzate. Naturalmente, siccome parliamo dei nostri cani e dei nostri gatti, solamente propoli su base analcolica esistono perché sono fatte per i bambini. Quindi esistono, potete usare quelle, sia le tinture che proprio la propoli sotto forma analcolica. Se ne va da solo. Un bonus, questo è un bonus a cui ci tengo perché io vivo in un ambiente, diciamo, campagnolo, all'aperto, e comunque ormai nei nostri giardini, anche meno campagnoli, tanti animali selvatici si fermano a farci compagnia. Anche questi animali devono essere aiutati ed è veramente piacevolissimo perché poi si abituano. Io ho distributori del cibo per gli uccelli da 3 anni. Ed è bellissimo perché io ancora non avevo messo, per esempio, quest'anno il cibo perché ancora fa caldo. In realtà le cince allegre mi hanno sgridato fortemente, le cince, anzi, non sono cince allegre, mi hanno sgridato perché loro sono arrivate. E quindi mi hanno detto: scusa, ho capito che c'è caldo, ma tu ancora non mi hai messo da mangiare. Ed è veramente bellissimo la mattina svegliarsi e vedere questi uccellini e anche i pettirossi che fra poco arrivano, che mangiano grazie a noi. Ci sono tantissime cose che potete mettere. Io ho due ciotole diverse, una per quelli che mangiano i semi e una per le cince che hanno anche i semi, i vermi secchi o anche freschi, a seconda di cosa trovo, hanno un po' di grasso in modo tale che si preparano all'inverno. Gli uccelli sono divertenti. Logicamente, se avete dei gatti come me, non è che non potete tenerle, semplicemente le ho messe in un modo tale che i gatti non ci arrivano. Infatti, almeno facendo corna, per questi 3 anni non abbiamo avuto problemi. Altra cosa, potete trovare anche nei giardini ricci. Riccio è un animale simpaticissimo, assolutamente non prendeteli, non spostateli, perché loro se la cavano benissimo. L'unica cosa è che se li trovate feriti o se li trovate in questo periodo stanno avendo grandi difficoltà ad andare in letargo. Ancora girano, mentre normalmente in questo periodo sarebbero già in letargo. Questo cosa vuol dire? Che i poverini stanno consumando il cibo che si erano raccolti durante l'inverno, cioè il grasso che si erano raccolti durante l'inverno. Allora li potete aiutare, non vi preoccupate perché i cani possono fargli male, i gatti di solito no. Potete lasciargli un po' di croccantini per gatti, loro sono carnivori, mangiano insetti. Un po' di croccantini per i gatti, in modo tale che si diciamo, mangiano un po' di croccantini e anche un pochino d'acqua e li aiutate ad andare in letargo. Come vi dicevo, l'unico motivo per prenderli sono due, gli unici motivi. O se sono feriti, oppure se sono veramente molto molto piccoli. Allora, in questi due casi, perché adesso essendoci molto caldo, può essere che hanno fatto delle cucciolate extra, non dovete metterveli a casa naturalmente, dovete rintracciare, perché in ogni regione c'è un centro recupero della fauna selvatica o un centro recupero dei ricci e portarli da loro. Non fate da soli perché è un animale selvatico e quindi in casa comunque ha problemi, non sapete come alimentarlo e purtroppo i ricci, come tutti gli animali selvatici, sono pieni di parassiti. Quindi rischiate anche di portarvi in casa purtroppo pulci, zecche, eccetera, eccetera. Ecco, volevo anche mettere questa. E quindi qualunque animale voi troviate, se è proprio in grande difficoltà, lo potete prendere e lo portate nei centri recuperi, non fate mai da soli se non avete esperienza. Altrimenti non toccate mai gli animali selvatici, non cercate di fare amicizia, perché voi gli fate amicizia, lui pensa che tutti gli umani siano bravi e poi passa l'antipatico che gli fa del male. Quindi mai fare amicizia anche se ci piacerebbe, però lasciargli del mangiare. Sì, come dicevo, io ho 6 gatti, fuori ne ho 3. I miei gatti sono cacciatori, però io gliel'ho messi appese su un arco in modo tale che loro non ci arrivano e quindi ormai da 3 anni conviviamo tranquillamente. Se non avete un posto dove appenderlo, gli alberi state attenti perché il gatto si arrampica. Se non avete un posto dove metterlo, pazienza, niente pappa per gli uccellini, capita.
Allora, se avete domande sugli argomenti o su qualcosa inerente all'inverno o qualcosa che vi è successo, vi sta succedendo, così abbiamo ancora qualche minuto. Gli distributori del cibo li trovate nei negozi di animali. Per i ricci potete mettere anche le casette. Io ho comprato la casetta per il riccio e in realtà il riccio non ci va a dormire perché ancora non è convinto, però ci va a mangiare i croccantini perché queste casette per i ricci sono fatte come se hanno una specie di corridoio dove entra il riccio, poi hanno un ingresso. In questo modo i gatti non possono entrare, rubargli da mangiare o fargli del male, anche se i gatti in realtà non amano il riccio particolarmente. E quindi io gli metto i croccantini nella parte più interna, lui ci va, mangia e poi esce, però non ci si mette a dormire, avrà la sua casa da qualche parte. Però è pure carino mettere le casette perché magari nel caso in cui invece si abitano, avete dato rifugio anche a loro. Nessuna domanda? Sì, vabbè, oggi era un argomento un po' generico. Realtà, nì, nel senso che di per sé se è una neve da, diciamo, di un campo, perché il problema della neve è se c'è dentro sale o antigelo, perché magari hanno passato il sale all'antigelo, è caduta altra neve. E quindi il cane rischia di mangiare questo pasticcio. Altrimenti, di per sé, mangiare la neve non dà fastidio. Logico che, essendo ghiacciata, fredda, e se ne mangia una bella quantità, può avere diciamo, un blocco digestivo non grave, però magari vomita, c'ha mal di pancia, la diarrea, ma niente di che, come chi mangia il gelato troppo velocemente, ecco, ma di per sé non fa male. Per i cani con la dermatite dipende, nel senso che perché hanno la dermatite? Quindi prima bisogna capire la causa e gestire la causa. Dopodiché non esistono dei veri e propri integratori, nel senso se c'è una carenza possiamo dare, bisogna capire di che cosa, possiamo dare gli omega 3, gli omega 6, zinco e queste cose così. Se non è una, se c'è un'allergia o un'intolleranza, non si danno integratori o si danno integratori come si chiamano? Ribes Pet, Ribes, scusate, il gemmo derivato o l'estratto di Ribes che ha un'azione antinfiammatoria, oppure anche i fermenti per la cute. Però ecco, dipende tanto da cosa parliamo, di che dermatite stiamo parlando. Intanto il suo cane mangia carne, pesce e crocchette e già diciamo questo non va bene perché lei sta dando dei cibi che sono bilanciati in maniera completamente diversa e potrebbe anche avere dei disturbi intestinali, solo che lei non se ne accorge perché la crocchetta tende ad addensare le feci, addirittura le addensa troppo le feci. Il mio consiglio è 1. Diciamo, l'estremismo è che io non consiglio più le crocchette a nessuno, quindi le direi già subito tolga le crocchette. 2. Sicuramente non mescoli carne, pesce e crocchette, o da fresco o da commerciale. 3. Visto che il cane ha comunque difficoltà, o passa a fresco, o se non può passare al fresco, passi a un buon umido, che sicuramente ha diciamo, una qualità maggiore di ingredienti e di digeribilità, e in questo modo evita di pasticciare un po', appunto, come sta facendo. Per esempio, la crocchetta, nel suo caso, la crocchetta ha una sua quantità di proteine. Ed essendo un cibo che per ogni porzione che dà è completo, lei sta dando troppa proteina perché la sta aggiungendo a un prodotto che ha già la proteina. Quindi mi sta sbilanciando la dieta. Quindi o da secco, o da fresco, o se non può nessuno, cioè, o se sceglie
Il fresco va benissimo. Se sceglie di rimanere per forza sul commerciale, da solo commerciale, ma passa a un buon umido. Se vuole sapere la lista degli umidi che noi consigliamo nel gruppo, basta che fa un post e chiede o a me o alle ragazze e le daremo la lista degli umidi. Sì, beh, ok. Allora, come per tutte le cose, si può prevenire il cambio stagione con la gastrite, non vanno d'accordo, e ancora di più il freddo. E quindi magari può dare dei fermenti per lo stomaco. Esistono dei fermenti per lo stomaco, l'abbiamo parlato quando abbiamo parlato di microbiota, e poi delle sostanze, degli integratori lenitivi come la mucillagine di Malva, il mastice di Chios, l'argilla, che così calmano i sintomi senza andare a dare dei farmaci. E non importa se lei non li usa insieme, lei mangia. Allora, quando si fa il calcolo di una dieta, anche in campo umano, si fa nella giornata, cioè quando lei va a leggere quanta vitamina devo prendere in un giorno, il calcolo le viene dato al giorno, non a pasto. Quindi, anche se lei me li mette uno a pranzo e uno a cena, quel giorno il suo cane ha mangiato in maniera squilibrata. Anche perché, ancora di più, lei non è che mi fa, che sarebbe comunque sbagliato, un pranzo con una ciotola completa fatta di fresco e un pranzo con la crocchetta. Da carne e pesce e crocchetta. Quindi sta, in ogni caso, purtroppo, facendo una dieta altamente squilibrata. Vi ricordo, in generale, che la stitichezza è un sintomo di intestino irritabile, esattamente come la diarrea, quindi va subito sistemato. Ok? Integratori per il pelo secco ne ho parlato. Integratori per il pelo secco possono essere l'omega 3, gli omega 6, alcuni tipi di vitamine. E naturalmente bisogna anche capire perché il pelo è secco, cioè se il suo cane non ha mai preso omega 3, omega 6 o nel cibo ce ne sono pochi, si possono inserire. Se già li prende, il pelo rimane secco, possono esserci altre cause, come dicevo prima, il riscaldamento, il freddo, una dermatite, un qualcosa che dà una disintossicazione per cui sul pelo si depositano delle tossine, lo ha lavato troppo spesso, lo ha lavato con prodotti sbagliati, ci sono veramente tantissime cause. Quindi, a seconda della causa, c'è un integratore. Ma almeno è arrivato l'inverno, no? Perché qui in Veneto, a Venezia siamo ancora sui 20 gradi. Quindi siamo un po' lontani dal freddo. Ho sbagliato. Ho fatto una stupidata. Altre domande? Se no chiudiamo. Devo andare a cena. Ah, la nebbia. Sì, la nebbia pure qui. Sì, Paola. La nebbia non ce la toglie nessuno pure se fa caldo, ma quello, diciamo. Ah, 25 gradi. No, vabbè, allora come dire, mi consolo. Più che altro io sono siciliana. E odio il caldo. E quindi il mio trasferirmi al nord per me è stato bellissimo. In realtà, cioè, non mi piace aver lasciato la mia terra, il mio cibo, le amicizie, eccetera, eccetera. Però a me il freddo piace. Ma sono arrivata qua e ci abbiamo 25 gradi a fine ottobre. Non è tanto bello. Speriamo solo che poi non faccia cosa che può succedere a livello climatico, che poi passa un freddo improvviso molto forte, e non tanto per noi, quanto, cioè anche per noi, ma soprattutto per
per le colture, che giustamente le piante stanno impazzendo. Io ho le fragole che stanno facendo le fragole, il che dici, ah, che bello, ma in realtà la pianta si stressa tantissimo. Sì, infatti tu stai in Austria, quindi siamo tutti al freddo. Mi trasferirò anche io in Austria, vi lascio tutti e me ne vado in Austria pure io. Va bene, allora, innanzitutto, vabbè, possiamo chiudere perché le domande non c'erano, vabbè, erano argomenti più generici. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi.